tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video review. Oggi vado a recensire due aziende contemporaneamente. Grazie tantissimo perché sono delle cose stupende, non le ho mai provate, quindi per me è anche la novità e sono super contenta di provarlo qui con voi. Sto parlando della Emacs Design, che mi ha rinnovato per la quarta volta la collaborazione. Stavolta mi ha mandato questi pennelli a spazzolina che io conoscevo solo nei video americani e ve li faccio vedere. Allora, abbiamo 8 pennelli e abbiamo anche questo fogliettino, come al loro solito loro mettono qui tutti i pennelli con i numerini. E qui ti va a spiegare a che cosa serve. Allora, abbiamo il pennellino piccolino e rotondo che serve, come sto leggendo dal bigliettino, per il correttore e per le labbra. Dopo abbiamo queste tre spazzoline che sono bellissime, cioè sono finissime, sono morbidissime, vi giuro. E queste servono per le liner, per mettere le liner, quello liquido, cioè quindi voi pucciate, tirate le liner. Questo qui più grande, questo qui, è adatto per stendere il correttore, quindi così. Dopo abbiamo il numero 6, 7 e 8, che sono questi pennelloni, cioè sono bellissime, sono spazzole, vi giuro sono di una morbidezza, sembra la spazzola dei bambini. Ne abbiamo anche qui tre misure, grande, media e piccola, e queste qua penso siano per il fondotinta. Mi raccomando, un consiglio che voglio dare a tutte le ragazze: non prendete i correttori, i pennellini e copiate, proprio copiate, ricreate quello che fa la ragazza in video. Perché ognuna di noi ha il proprio viso, quindi se io ho un viso ovale non posso andare a copiare il viso di una ragazza che ha, che ne so, la faccia quadrata, non posso. Allora, abbiamo detto, questi pennellini intanto sono molto flessibili e ovviamente io non avevo i correttori per fare il contouring, ma attenzione attenzione, un'altra azienda mi ha mandato appunto i correttori per il contouring, quindi mi ha mandato appunto un kit per contouring. Vediamo subitissimo questa palettina, che io sinceramente non mi aspettavo era così bella veramente. Allora, innanzitutto si apre così a cassetto e troviamo subitissimo un Deplian, dove appunto ti spiega che cos'è, e qua ti dice l'introduzione del prodotto e qua ti fa vedere più o meno come andare a usare i vari colori. Dentro appunto abbiamo anche un'altra introduzione dove ti spiega come applicare, come usare questi tipi di colori. Qua tutti i tipi di faccia: la faccia ovale, la faccia rotonda, la faccia quadrata, la faccia triangolare con la punta verso l'alto, triangolare con la punta verso il basso, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente non ci sono tutte le facce, però queste qua sono le classiche facce che possiamo trovare in giro. E nulla ragazze, poi dopo dietro c'è praticamente, diciamo, come un bigliettino da visita, appunto c'è il loro logo. Vi dici che tu hai acquistato questo prodotto, li puoi trovare nelle mail, ti dà la mail, oppure sul loro sito. Adesso io poi scriverò tutto nell'info box. Le ciance, io adesso proverò quindi questa palette con i pennellini che mi ha mandato la Emacs Design, quindi questa marca stupenda, perché veramente adesso ve la apro ed è bellissima. Abbiamo i colori che io già ho swatchato per provarli e abbiamo lo specchietto, come potete vedere io mi vedo anche nel computer. Ciao! Ok, adesso li swatchiamo insieme. Siamo con i primi tre chiari. Che sono questi qua.
quelli più scuri, li proviamo di sotto così in modo da vedere. Sono molto cremosi e si spalmano subito, cioè guardate la differenza. Questi sono i tre chiari, questi tre scuri. E adesso andiamoli a provare insieme, vediamo se sono buoni sia i pennelli che questo kit per il contouring. Ok, allora innanzitutto dobbiamo creare una base, quindi andiamo ad applicare il nostro fondotinta e il nostro correttore e cipria, e poi dopo con calma andiamoli a provare. Dico il fondotinta della Pixpy o P2 come lo volete chiamare, numero 35, ed è Only One Professional 3 in 1. Allora andiamolo subitissimo a mettere. Usiamo il pennellone e andiamolo a stendere. Ovviamente io ho dimenticato lo specchio. Userò questo. Ok. Cioè ragazzi, lo stende che è una meraviglia. Vi giuro, lo stende uniformemente. E non, cioè vi giuro, non è a chiazze. Comunque si sfuma anche nel collo, perché così non si vede molto il distacco che c'è tra la vostra carnagione e la faccia, se no poi sembrate due colori e non va bene. Sono veramente proprio sbalordita. Comunque poi vado ad applicare un correttore sotto l'occhio, sotto la mia occhiaia. E devo dire che con questo pennellino mi viene un poco male. Però ve lo ripeto, non so se sto facendo giusto io. Però no, per stenderlo è molto... cioè, per metterlo è molto pratico. Però sì, sarà questione di abitudine. Cioè, abituata con il dito, quindi... Ovviamente andiamo a correggere tutti i punti. Andiamo a tamponare, mai a fare questo movimento, perché come l'hai messo lo togli via. Invece si tampona in questa maniera. Adesso vado ad applicare una cipria della Estor Matte Tude. Questa è la numero 002 porcellana e io la trovo favolosa. La vado ad applicare con un pennellone gigante e vado a fissare il mio fondotinta. Adesso vado appunto a usare finalmente questi colori per il contouring. Io uso questo qui piatto, che è per applicare e sfumare per bene questa zona. Ovviamente userò quello scuro, quindi userò questo qui. Vedete? E proviamolo. Allora, intanto la linea si traccia, cioè da proprio qui, dall'inizio del vostro zigomo, ovviamente dove ridete, fino a qui, cioè non fino a giù, fino a qua, cioè diciamo l'osso, lo zigomo, questo. Tracciate una linea così. È la stessa cosa di là. In questa maniera. Delineare anche questa zona. Dopo vado a delineare questa linea. Questa è un po' quella che mi preoccupa. Cioè già sono cambiata, cioè oddio. Sì, diventerò più figa. Sto scherzando. Dopo andiamo ad usare il pennellino piccolino che mischio un poco con questo, perché questo è più giallo, quindi
Userò questo chiaro color carne con un pochino di questo color sul beige, sul giallino, diciamo così. Quindi un pochino di quello e un pochino di quello e vado a fare tipo le linee del wifi, chiamiamole così, termini molto tecnici mi raccomando. Poi andiamo ad illuminare questa zona qui del naso. Come potete vedere sembro una ragazza uscita dalle tribù, cioè sono fighissima. Adesso ovviamente dobbiamo andare a sfumare il tutto. Ok, quindi andiamo a sfumare quello scuro con lo stesso pennellino con cui l'abbiamo applicato e sfumiamo per bene. Ecco qui, abbiamo finito, vedete qui tipo la zona più delineata degli zigomi, il naso più fino, più sottile, più tipo da rifatto e non so se voi lo notate, io lo noto tantissimo, ho la faccia più lunga, più sistemata, cioè ho praticamente questa zona diversa, cioè io me la vedo proprio diversa. Uso questo della Essence che è un kajal, quindi è anche due in uno, è eyeliner e kajal. Io lo metterò sotto la rima inferiore dell'occhio e con un pennellino oppure questo qui che è appunto per sfumare l'eyeliner vado a sfumare e devo dire che sfuma, che è una figata, cioè è bellissimo, perché io col pennello sinceramente uso questo qui dell'eyeliner e non mi sfuma uniformemente e infatti mi sfuma a tratti, invece questo qua proprio sfuma veramente, che è una favola. Adesso vado ad applicare il rossetto, il mascara e un po' di blush. Come blush uso questo qui della Just Cosmetic che è il numero 070. Mi raccomando, sfumiamo anche questo bene, non lasciamo le guanciotte all'aria. Andiamo a mettere il rossetto. Io uso questo qui della Just Cosmetic che è un bellissimo rosso, io amo il rosso. Adesso vado ad applicare il mio mascara appunto della Just Cosmetic, praticamente sto facendo pubblicità a tante aziende in un video. Ecco qui, ho messo anche il mascara, quindi ecco qui il make up finito.
super 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 approvati tutti e due, sono veramente stupendi, mi piacciono un casino, ragazze veramente ve li straconsiglio. Per caso ti finisce, non butti via tutta la palettina, ma puoi benissimo ricambiare, cioè vedete qua ci sono questi che è per togliere la cialdina. Sono super 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 felice anche di questo prodotto. Nell'info box troverete tutti i link di questa azienda e della Emax Design. Io ringrazio tantissimo le aziende. Se il video vi è piaciuto, se avete qualche commento, se non vi è piaciuto qualcosa, se ho sbagliato qualcosa, soprattutto preferisco che me lo scrivete qui sotto nei commenti, perché vi ripeto, io non sono del mestiere, quindi non voglio non voglio dire sono una makeup artist, si fa così, si fa cos'ha, quando poi magari ho sbagliato tutto, non ho illuminato cosa dovevo illuminare, eccetera eccetera. Comunque adesso io vi mando veramente un grosso bacio e al prossimo video, ciao!